a Naphimnusz Egyesület elnökségi tagjának, aki a teremtésvédelmi találkozó moderátora. Az Eucharisztia összeköti az eget és a földet, átfogja és áthatja az egész teremtést. Abbraccia tutto il creato. È una fonte di motivazione, la preoccupazione per il creato, per il nostro ambiente, e ci spinge ad essere custodi di tutto il creato. La citazione viene dall'enciclica di Papa Francesco intitolato Laudato Si. Sono due momenti. Gentili fratelli, cari ospiti, vi saluto con grande onore in occasione del 52esimo congresso eucaristico nella sessione di Una Terra, Un Cielo, nella sessione dedicata alla protezione del creato, che fa parte delle giornate cattoliche sociali della Conferenza Episcopale Ungherese, la Commissione Caritas in Veritate. Invitiamo ad intervenire l'Associazione Cantico delle Creature. Noi invitiamo di vedere una visione panoramica della situazione della protezione dell'ambiente in una lezione e interventi vari. Invito prima di tutto suo Monsignore János Székely, presidente della Commissione Caritas in Veritate, a dare il suo benvenuto. Sia lodato Gesù Cristo. Un caloroso benvenuti a tutti i nostri cari partecipanti, fratelli, sorelle, monaci e eccellenze religiosi e religiose, con speciale onore Magdalena Noschik, che è direttrice europea della Commissione Laudato Si. Saluto tutti quelli che hanno fatto molto nell'ambito della protezione del creato. Abbiamo formulato una piccola preghiera che dedichiamo come pregare insieme in terra. Io prego in ungherese o in inglese o nella propria lingua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo, Padre Celeste, Creatore di cielo e terra, fonte di ogni vita, in questa giornata del Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest, ti rendiamo grazie per la nostra vita e per la tavola riccamente imbandita del nostro mondo creato, nella tua casa per tutti. Ti ringrazio per le acque cristalline che sgorgano dalle fontane, per la diversità degli animali e delle piante, assieme a tutti i cristiani ci uniamo. Confessiamo di aver trascurato il nostro dovere di salvaguardare questo mondo e di prenderci cura dei nostri simili. Aiutaci ora nella nostra conversione a pulire questa casa comune, a guarirla e proteggerla in modo da poterla trasmettere con sicurezza alle generazioni future. Dacci la tua saggezza e forza mentre lavoriamo per la soluzione delle attuali crisi di malattia, fame, povertà, conflitti e distruzioni, per diventare persone sane su un pianeta sano. Dacci, benedici la nostra determinazione e i nostri sforzi
così che i bisogni dei poveri possano essere soddisfatti alla tavola della tua creazione. Apri e ammorbidisci i nostri cuori in modo da condividere il nostro pane con gli affamati. Benedici e ispira le nostre famiglie a essere una sola nella carità, nella fede e nella speranza, lodando la tua gloria attraverso il tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il tema di questa sessione è la nostra comune dimora, proteggere la terra. Come questo si allaccia all'Eucaristia? Se prendiamo in maniera autentica il tema dell'Eucaristia, dobbiamo pensare a Cristo intero e dobbiamo formare la nostra vita secondo questo. Se vogliamo prendere autenticamente il corpo di Cristo, dobbiamo spezzare e condividere il nostro pane con tutti. Non basta spezzarlo sull'altare, bisogna spezzarlo anche con i più poveri. E dobbiamo proteggere il creato per avere un pane buono e anche acqua potabile anche per le famiglie più povere. Molti magari pensano che proteggere l'ambiente è un tema per i movimenti verdi. Non è così. Da una parte, l'umanità di oggi ha questa sfida primaria. Il cambiamento climatico, il deterioramento dei suoli, la scomparsa della biodiversità è un rischio sempre più grande per l'umanità. Non solo per questo, la Bibbia ci insegna che Dio affidò il giardino, tutta la terra all'uomo, perché la coltivasse e la custodisse, dice la Bibbia. Abbiamo una responsabilità verso Dio, il Creatore, per mantenere la sua bella opera. San Francesco ha cantato meravigliato nel Cantico delle Creature, laudato sì, laudato sì con tutte le tue opere, soprattutto il nostro fratello Sole, che è grande, è il Sole che risplende in te. Siamo in grado di mantenerlo, il creato, affinché, oppure con il nostro egoismo, lo degraderà per sempre. Abbiamo una responsabilità anche verso le generazioni future, per assicurare a loro un pianeta vivibile, verso i poveri, perché il deterioramento della terra colpisce piuttosto loro. I vecchi rabbini ebrei hanno notato che il racconto biblico della creazione contiene la mezza frase: Dio parlò 10 volte. Secondo le parole dei rabbini, Dio ha creato il mondo con 10 parole. Hanno riconosciuto una profonda connessione tra la creazione e 10 comandamenti. I 10 verbi, 10 parole, la creazione e 10 parole della moralità sono la stessa cosa. Nel momento della creazione c'è anche l'armonia della moralità in 10 comandamenti. C'è un bellissimo ordine divino, un'armonia creata nel nostro mondo. Se non lo fa l'uomo, deteriorerà, farà crollare tutto il mondo creato. Sarebbe importante riconoscere all'uomo di oggi, spesso orgoglioso e vanitoso, che la libertà non è egoismo, non vuol dire un distaccarsi totalmente dalla terra, ma come ci suggerisce la ragione,
lo scopo ha per scopo la verità. La ragione cerca la verità. Non siamo più ragionevoli quando erriamo di più, mentre la nostra libertà cerca il buono, il valore vero. Noi cerchiamo di formare la propria vita secondo questo. Non significa arbitrarietà. Dobbiamo riconoscere il bellissimo ordine divino e trovare un modo per dispiegarsi lungo esso. E questo è l'ordine bellissimo che c'è nel creato, anche i nostri atomi, nella nostra anima. Non è contro di noi, non vuole essere un ostacolo alla libertà, ma è una cosa che è per noi. Proteggere il mondo creato non significa solo combattere il cambiamento climatico, non solo proteggere la biodiversità, ma anche proteggere l'attore più importante del mondo creato, gli esseri umani, che ha la sua ragione, la sua libertà, che è un'immagine del Dio creatore. Come ha detto Papa Benedetto, il libro della natura è uno e indivisibile. Comprendendo l'ambiente, la vita, il genere, la famiglia, le relazioni, dobbiamo anche mantenere la sessualità umana, per cui siamo creati al matrimonio, a un matrimonio fertile. Questo è lo scopo della creazione. Bisogna proteggere anche la famiglia come una relazione basica della società umana, lungo il creato, la protezione del creato quando noi proteggiamo solo animali e vegetali, ma non la vita umana, dalla fecondazione fino alla morte naturale, non viene protetta. È erronea la protezione quando si protegge la biodiversità, ma non si protegge la cultura, la possibilità di fioritura umana per ogni essere umano nato nel mondo. Uno degli ostacoli maggiori è la visione utilitaristica del mondo, consumistica, che ritiene il sistema economico e mette la logica della libera concorrenza. Il mondo diventa soltanto una fonte di energia. La dottrina sociale della Chiesa dice: lo scopo della società non è soldi, non sono l'utile. È l'uomo, ogni uomo sulla terra, è l'uomo intero, il corpo e l'anima, il suo compimento. L'economia non è un territorio senza moralità, che deve essere permeata dalla verità e dalla cultura. Uno dei principali ostacoli è che è concentrato il sistema economico in sempre meno persone, per cui l'utile della terra si concentra in sempre meno mani. Certamente il diritto alla proprietà privata non è soprattutto, c'è prima di questo diritto anche il diritto a un degno vivere di tutti quanti. La terra è destinata a tutti secondo la creazione. Chi ha una proprietà privata lo gestisce per poco tempo, finché sta in terra, ma è responsabile verso tutti gli uomini della terra. Sarebbe importante elaborare
i limiti della proprietà privata nel nostro sistema legale. Noi sogniamo una società, un mondo dove ogni uomo può lasciare un'eredità con i più giovani, e non solo i più ricchi possono farlo, dove un proprietario di banca non sono 100.000 volte più grande di un infermiere che lavora mezzanotte per piena notte accanto ai letti dei malati. È impossibile pensare alla protezione del creato senza costruire una società più giusta. Papa Francesco ci invita a operare una conversione ecologica nel mondo. Non è un compito facoltativo dei cristiani, è un dovere di tutti. Se vogliamo festeggiare questo pane spezzato, l'Eucaristia, dobbiamo anche proteggere il pane terreno, spezzare il pane terreno con i più poveri. Grazie per la vostra attenzione e ascoltate la testimonianza dell'Associazione Cantico delle Creature. Ringraziamo Monsignore, invito Magdalena Noscik a intervenire in rappresentanza del movimento Laudato Si con un panorama internazionale. Buongiorno. Io spero che mi sentite. Sono molto contenta di essere qui. Ringrazio alle parole introduttive di Padre Vescovo, anche la preghiera è molto bella. Tutti i volontari ringrazio per questo evento. Adesso comincio la mia relazione. Io rappresento il movimento Laudato Si. È chiamato un movimento cattolico globale, cattolico. È un movimento veramente in tutto il mondo. I cattolici dappertutto accogliamo tutti quanti i membri in comunione fraterna con la Chiesa Universale per trattare il creato in maniera migliore, per aiutare la persona di sentire il grido della terra. Si allaccia a questo congresso eucaristico perché si tratta del simbolo del pane. Io parlerò in che modo possiamo pregare durante questa crisi climatica. Le persone non amano la parola crisi perché lo sentiamo spesso per il Covid, per tante cose. Tutto è focalizzato nel nostro egoismo, nella crisi che viene dalla... Ho preparato questa mia lezione con il mio collega del movimento, che è sui pani locali nel mondo. Ci sono sfide che riguardano il cambiamento climatico. Chi siamo noi? Siamo un movimento globale. Cerchiamo
di unire tante persone che è possibile, tutti quelli che siamo da tutte le parti del mondo, accogliamo questi da tutti i paesi, siamo tanti cattolici in tutto il mondo, siamo capaci di esercitare un effetto su quelli che devono prendere decisioni. Anche voi potete fare parte di questo movimento con un semplice atto, con la vostra generosità. Chi siamo noi? È un movimento globale guidato dal Spirito Santo che unisce i cattolici da tutto il mondo. I membri abbiamo 700 organizzazioni e migliaia di membri locali, un movimento di preghiera, ma ci sono associazioni minime da tutti i continenti. Qual è la nostra missione? Di mobilitare le persone . Non aspettiamo solo i cattolici, ma anche da altre religioni, quelli che riguardano, cioè desiderano fare parte della protezione del mondo, della protezione del creato. Presentiamo il programma Animatori Laudato Si, che diventa sempre più grande, che va avanti con grande slancio anche in Ungheria. Vorrei dire che partecipare a questo momento. Stiamo preparando un corso in lingua ungherese per gli animatori Laudato Si. Invitiamo alle esperienze che riguardano i nostri scopi. Esiste ormai anche in lingua ungherese. L'approccio è quello della dottrina sociale della Chiesa. Guarda, giudica e agisci. Ci sono molti modi per partecipare al movimento. Ci sono animatori, ci sono circoli, piccoli gruppi che pregano per tutto il creato, e questi gruppi sono attivi a livello locale, e ci sono associazioni anche in Europa, in Spagna, in Italia, in Polonia. Io spero che anche in Ungheria ci sarà questo, perché il movimento si sta diffondendo qui. Abbiamo anche associazioni membro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lo diciamo ogni giorno nel Padre nostro. È un verso che diciamo tutti i giorni. Come sarebbe dire non c'è più il pane? Se dicessimo non c'è più il grano da cui preparare la farina, con cui fare il pane lievitato, immaginiamo una giornata senza pane. È una cosa che mangiamo tutti i giorni. Possiamo immaginare il mondo senza pane? Certamente. Ci sono molte persone che non hanno il pane tutti i giorni. Ci sono delle sfide per via del cambiamento climatico. Gli uomini, in un certo percentuale, sono sottonutriti. In certe regioni del mondo sono sempre affamati, non hanno il pane quotidiano. Se non riusciamo a porre fine alla crisi climatica, ci saranno sempre più persone,
qui vediamo una focaccia bellissima ungherese, italiana. Sì, anche in Europa ci sono ostacoli, anche in Europa. Molte economie dipendono dai combustibili fossili. Facciamo esperienza diluvi delle siccità anche in Europa. Adesso andiamo in Asia. Qui vedete un pane, un chapati, un pane indiano. Anche qui le economie dipendono fortemente dai combustibili fossili. Ci sono molte imprese agrarie monoculturali e certamente le divisioni sociali sono molto forti. Anche questo è legato alla crisi climatica. Ci sono delle isole che scompariranno quando il livello del mare si alzerà. Oceania. Questo pane viene dalle isole Figi, su questo foglio enorme. Qui c'è l'attività mineraria del fondo dell'oceano, l'erosione dei fiumi, del suolo. Anche qui ci sono isole che scompariranno. America del Nord. Qui ci sono i pani che si mangia in America per la colazione. Certamente ci sono molti problemi sanitari legati anche all'acidità del mare. Andiamo nell'America del Sud, ispanofoni. Certamente ci sono molte economie che sono basate sui combustibili fossili, sulle attività minerarie. L'inquinazione dell'aria, del suolo e dell'acqua è molto forte. Vediamo qualche panino del Brasile. Ci sono tante lobby agrarie nel Brasile che ha un effetto molto forte sui indigeni. Anche l'allevamento dei bovini ha effetti molto forti. Andiamo. Chapati da Kenya. Naturalmente ci sono sfide molto forti. Deforestazione. Nel bacino del Congo ci sono problemi fortissimi. L'attività mineraria del carbone, dell'olio, che colpisce fortemente questo continente. Ci sono siccità fortissimi. L'accento è posto in continuazione sui combustibili fossili. Tutti possono fare qualcosa. Ogni talento, ogni dote è presente nelle persone. Ne abbiamo bisogno per porre fine alla crisi del cambiamento climatico. Vorrei raccomandare questo sito alla vostra attenzione. HealthyPlanetAndPeople.org riguarda il congresso di Glasgow, dove parteciperà anche Papa Francesco. Quante firme riuscite a raccogliere? Per questo cercate di firmare per poter dimostrare quanti cattolici sono impegnati in questo senso, per costruire una comunità, per fare una pressione sui nostri politici. Io penso che tutti quanti possiamo dedicare 10 secondi sul telefonino per aprire questo sito per capire di più di questa iniziativa. Io rispondo subito anche
alle vostre domande e prego per salvare la nostra terra. Magdalena, thank you very much. Köszönjük szépen, gyengkülje bárza. És most kérném szépen Nemes Csabát a színpadra, a kerekasztal beszélgetés vezetőjét és a Naphimnusz Egyesület jelenlevő taglait, hogy foglaljanak helyet a kerekasztalnál a következő percekben, tehát hazai vizekre evezünk, és a teremtésvédelemről magyar környezetben esik szó. Ahogy említettem, 10 éves a Naphimnusz Teremtésvédelem Egyesület. Csaba. Köszönöm szépen. Működik a mikrofon. Ugye? Hallják? Hallottok. Köszönöm szépen, és igen nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Naphimnusz Egyesület nevében is. Itt ülnek barátaink, kollégáink a Naphimnusz Egyesületből. Van közöttünk olyan, aki alapítótag, van, aki újabb tagok, van olyan, akivel én most találkoztam először, bár már online találkoztunk, tehát vannak frissek és idézőjelben régiek, de hogy gyorsan belefogjunk és belekezdjünk, én azt kérek, majd mindenkitől mutatkozom, de legelőször Nobilis Mári atyához fordulnék, mert azért ő ennek az egyesületnek a kitalálója, és nem csak az apukája, hanem szellemi atya is, ezt nyugodtan mondhatom. És az előzményéről kérlek Mário, beszélj egy kicsit meg, hogy hogy született az egyesület, és akkor így egyben magadat is bemutatnád. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Isten hozott mindenkit. Örülök, hogy vagyunk sokan, akik a téma után iránt érdeklődünk. Nobilis Mário vagyok, Székesfehérvári Egyházmegyés pap, 1991-ben szenteltek, és amikor a Naphimnusz Egyesület létrejöttéhez vezető történet úgy elindult, vagy hát nyilván sok gyökere van, hajszál gyökerei régebbről is, de az időszak közelebbről, amikor 2003-ban én az Országos Lelkipásztori Intézetnek lettem a előbb főtitkára, majd igazgatója, Blankenstein Miklós atya után, őt nyilván sokan ismerik, a magyarok közül. És hát akkor egyrészt ugye elkezdtünk azzal, keresjük a témákat, amelyekkel fontos lenne foglalkozni a magyar egyházban. És volt egy olyan része a történetnek, hogy mint a Lelkipásztori Intézet igazgatója, én rendszeresen jártam ki az osztrák lelkipásztori napokra, akik a mi testvérintézményünk Ausztriában, persze sokkal régebbi időkre megy vissza, és ők minden évben rendeztek egy lelkipásztori napokat, lelkipásztori konferenciát, mint ahogy mi is Magyarországon valószínűleg azon jó páran részt vettek már. És hát az egyik évben, egész konkrétan 2007-ben, ennek a konferenciának az volt a témája, hogy Schöpfungsverantwortlichkeit, tehát hogy a teremtés iránti felelősség. És én akkor kicsit úgy voltam ezzel, hogy hát ez fontos téma, de hát az egyházban ne az eukarisztia helyett, ne a szentmise helyett, vagy a katekézis helyett foglalkozunk ezzel. Ez nem biztos, hogy jó ez így. De ezen a konferencián, hát kimentem, részt vettem, és ott ezen a konferencián egy nagyon fontos megközelítést hallottam az osztrák testvérektől. Ők nem azt mondták, hogy hú, milyen jó dolgokat csinál a világ, milyen zöldek ezek az egyesületek, és akkor legyünk mi is zöldek, és menjünk a világ után, csináljunk mi is valami modernet és népszerűt, hanem ők azt a kérdést tették föl. Van a világnak egy problémája, a környezeti probléma. Akar-e Krisztus valamit erre a problémára válaszolni? Nyilván akar, hiszen az evangélium az ember minden problémájára válasz akar lenni. Ha akar, akkor azt bennünk az egyházban, az egyházon keresztül akarja tenni. Tehát akkor következő kérdés, mi a dolgunk nekünk, mint egyháznak, hogy jó válasz legyünk a világ aggodalmára a környezeti gondok miatt. És akkor azt mondtam, hogy ez nagyon jó kérdés, ez nekem nagyon tetszik, így lehet a dologgal foglalkozni, és akkor elkezdtünk vele tényleg kicsit már foglalkozni a Lelkipásztori Intézetben, és akkor következett az, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2000
2008-ban elhatározta, hogy egy körlevelet fog megjelentetni a teremtett világ iránti felelősségünkről. Ennek a körlevélnek a gazdája Udvardi György püspökatya lett, most ugye veszprémi érsek, akkor budapesti segédpüspök, és ő nem csak a körlevél szerkesztését indította el, hanem egyben az egyik legfontosabb írója is itt van ugye a körlevélnek, vagy szerkesztője, Laura nővér, hanem egyben megkért több csoportot, hogy kiegészítő gyakorlati köteteket is írjunk ehhez a körlevélhez. És így kért meg minket, a Lelkipásztori Intézetet, hogy egy lelkipásztori ilyen kiegészítő füzetet írjunk ehhez a püspökkari körlevélhez, hogy akkor mit csináljanak a közösségek és a lelkipásztorok ezért a tényért. És akkor én hát úgy néztem körül, hogy hát jó, ezt egyedül nem tudom megírni, és akkor hát kerestem embereket, akik ebben ugye gyakorlottak, meg szakértők, és akkor így találtam például Csabát, ugye, meg aztán Gábor is hamar feltűnt ott ebben a körben, és arra jöttem rá, és ez volt a szép és érdekes, hogy nagyon sokan vannak igazában a Magyar Egyházban is, akik ezzel magas szinten foglalkoznak, és nagyon várták már, hogy az egyházuk is megkérdezze tőlük, hogy mint a környezetvédelem szakemberei, mit mondanátok az egyháznak, vagy mint hívők, mint keresztények, mint katolikusok, mit tennétek, vagy mit látnátok, hogy mit kell tennünk. És akkor összejött ez a kis csapat, megírtuk ezt a füzetet, egyébként ez ma is, azt hiszem, kapható a Szent István Társulatnál, barna színű kiegészítő füzete a püspökkari körlevélnek, a felelősségünk a Teremtett Világért című körlevélnek. De aztán, amikor ez a csapat megírta a füzetet, akkor utána azt mondtuk, hogy de most nem fogunk szétmenni, nem oszlunk föl, hanem akkor folytatjuk ezt a munkát, hogy akkor, amit itt megértettünk, mint feladatot az egyház számára, hát akkor ezt most propagáljuk, terjesszük, népszerűsítjük, és akkor az Országos Lelkipásztori Intézet teremtésvédelmi munkacsoportjaként működtünk tovább. Míg nem aztán megéreztük azt, hogy igen, de a környezetvédelemben nagyon sok civil, helyi, közösségi aktivitás van, és egy ilyen országos intézet az nehezebben működik együtt ilyen civil mozgalmakkal, és hogy milyen jó, hogyha ennek a dolognak lenne egy civil szervezeti lába is. És hát akkor így alakult meg, most a részletes történet, nincs idő elmondani, de végül is sikerült rávenni a világi testvéreket, hogy akarjanak egy egyesületet alakítani, ugye egy kicsit subni kellett nekik, hogy ugye akartok egy egyesületet alapítani, kedves világi testvérek, és akkor észbe kaptak, jaj, persze, akarunk, igen, és akkor hát megalapították, és ez 2011-től kezdve ugye működik, ezért most éppen 10 éves, és éppen 2011-ben viszont létrejött a Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága is, amelyik pedig hivatalos oldalról fölülről elkezdett foglalkozni ezzel a témával. Tehát így most már összeállt ez a kép, hogy a Caritas in Veritate bizottság, mondjuk úgy, hogy fölülről, hivatalosan, a hierarchia oldaláról, a tanítás és a világegyház oldaláról, meg a magyar egyház oldaláról, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület pedig alulról, a közösségek felől, a civil élet felől, a civil kapcsolatokat élve, fenntartva, és hát kicsit azért továbbra is ebben az egyesületben tömörülnek jó páran, akik meg hát ezzel úgy katolikusként, tudományosan, vagy szakmaként is foglalkoznak, de szeretnénk, hogyha nagyon sok helyi, egyszerű plébánia közösségi csoport is merne csatlakozni a Napinus Egyesülethez, mert ez nem egy budapesti egyesület, hanem ez egy országos segítő közösség szeretne lenni ahhoz, hogy mindenütt helyben elindulhassanak ezek az aktivitások. Ugye, ahogy Magdalena is mondta, hogy mindenütt helyben kell meglátni, hogy mi a dolgunk ebben a feladatban. Köszönöm szépen, Mário. Én is nagyjából én 2000-ben sono stato. Ho incontrato intorno al 2002 in un convegno dell'Accademia delle Scienze, ho partecipato, ho fatto una lezione, non me ne sono occupato più. Neanche degli aspetti cristiani di questa questione. Però da allora non me ne sono occupato. Certamente invitato da Mario, ma attraverso Suor Boris Sciozzi ho reincontrato questo argomento. Noi guardiamo, pensiamo allo stesso modo. Come Mario ha detto, è cominciato l'associazione. Io penso di domandare adesso ai nostri membri, Clari,
come prima. Quando sei arrivata? Che cosa significa per te far parte di questa associazione? In questi futuri anni cosa vorresti fare? Questo domanderò anche agli altri. Grazie. Sono Claro Erdő in Sós, vengo da Budakalász. Sono venuto attraverso la Caritas in maniera non del tutto regolare. Ho incontrato Laudato Si e l'insegnamento della Chiesa in la dottrina in 4-5 modo. In un incontro del movimento 72 discepoli ho capito di che cosa poteva essere il legame tra Caritas e la protezione dell'ambiente. Lì ho sentito lezioni che mi hanno aiutato tanto. All'inizio non capiamo cosa c'è di comune. Si tratta di dottrina sociale, la povertà, l'uguaglianza sociale. Allora la Caritas c'entra, sì. Certamente pensiamo come la riciclaggine, eccetera, la condivisione delle nostre cose. Vediamo che anche in pratica ci sono tante cose in cui possiamo associarci a questo movimento. Ho capito che avevo qualcosa da fare, che non era un compito che mi inventavo da me. A quel punto nel gruppo di Caritas a Budakalász poteva essere un forum veramente bello da portare avanti, da parlarne. Abbiamo formate piccoli giri delle mamme per l'ecologia, per condividere delle conoscenze. Poi abbiamo creato una settimana legata a San Francesco e alla protezione del creato, e così ho capito che cos'era il movimento Laudato Si, da dove ho avuto tanto sostegno, e anche questa mostra che adesso vedete in proiezione. Per me è molto importante poter essere parte di questa associazione. Forse all'inizio le persone non capiscono di cosa si tratta. Uno si sente un marziano. All'interno della Chiesa avere una comunità che vale la pena di portare avanti. Man mano bisogna attingere a Dio, e questa comunità è molto importante. È questo che ho nell'associazione. Ormai da 10 anni forse c'è stata una collaborazione interreligiosa che facciamo insieme con altre confessioni intorno al 4 ottobre, intorno al giorno di San Francesco. Io spero che ne sentirete e che potrete seguire questi programmi. Andrea, parlaci qualcosa. Tu come sei entrata nel Cantico delle Creature, in questo movimento, e che cosa hai come progetto? Sono Andrea Németh in Banfalvi, sono capo ufficio di questa associazione, e prima di raccontare la mia storia vorrei aggiungere quello che ha detto Csaba per ultimo, che c'è un sito teremtésünnepe.hu che ci sono questi quadernetti, e anche il numero recente che parla di questa casa comune restaurata. La settimana del creato, della creazione, è verso la fine di settembre, inizio di ottobre. Allora, di me. Io sono capo ufficio dal 2015.
hirtelen most összekapcsolja, az igen, igen jól teszi. Se qualcuno mette insieme sì è la data dell'anno dell'enciclica Laudato Si, quello stesso anno, e anche membro, certamente, perché non fare membro dell'associazione dove voglio lavorare in maniera impegnata. La prima sfida era stata la presentazione dell'enciclica Laudato Si al Parlamento, che è stato una, un grande momento nella vita dell'associazione per diventare conosciuti. Abbiamo avuto molti membri nuovi e da allora ci sono sempre più persone che vogliono far parte di questa associazione. In verità lo scopo di questa associazione è aumentare la coscienza della protezione del mondo nelle comunità, aiutare le parrocchie nelle prime comunioni, anche i ritiri, di farlo in maniera cosciente dal punto di vista della protezione dell'ambiente. E le parrocchie che noi frequentiamo, anche se lentamente, è un partner in questo. Ci vogliono dei sforzi, certamente, ma ne vale la pena. Invito tutti di diffondere questa cosa nella propria parrocchia. Se ci sono 70 vetri, anche quelli della prima comunione possono usare bicchieri di vetro. Non cose monouso. Noi lavoriamo in continuazione su molti progetti in collaborazione con la Commissione Caritas in Veritate. Cerchiamo di formare dei referenti per le diocesi che potranno aiutare le comunità in loco nelle attività della protezione dell'ambiente. Partecipiamo tutti gli anni all'incontro giovanile di Neumarosch in autunno e in primavera, e ci sono questi quaderni della protezione dell'ambiente che facciamo insieme con i nostri fratelli protestanti, ed è assai importante, credo, che pubblichiamo su Magyar Kurier, questo sito portale cattolico, e ogni 4 settimane anche su Mario Radia facciamo un programma di 1 ora e mezza. Ringrazio Andrea. Tu hai accennato un sito, ne accenno un altro. C'è il sito della nostra associazione, teremtischwedelem.hu. Certamente la data della promulgazione dell'enciclica 2015. Chi non ha ancora letto questo testo, potete trovarlo in questo sito. Ve lo raccomando. Chi ha letto un'enciclica è ancora più facile da leggere. C'è un modo, e questo è importante per tutti. Quello che voi vedete adesso è una mostra che è itinerante, che dovete trovare sul nostro sito. Esther, per favore, parla anche tu. Cosa vuol dire per te la protezione del creato? Grazie. Io sono Sabo Esther Indarani. Io vengo da un altro lato. Questo mostra la nostra diversità, diciamo, unità nella diversità. Il mio piccolo, il mio bambino più piccolo nasce proprio, è nato proprio nel momento della nascita dell'enciclica, ma io a questo punto non conoscevo ancora l'enciclica, ma poi
ho avuto tante informazioni sulla crisi ambientale proprio qua, a quei tempi, e ho visto il mio ruolo in questa problematica. Ho visto che io ho il caffè tutte le mattine, ho il cioccolatino tutti i giorni, posso andare a fare shopping, posso comprare dei vestiti che non so chi, dove ha fatti. Faccio parte di questa crisi, e quando questo io l'ho capito, abbiamo fatto una radicale svolta nella vita familiare, siamo diventati più tranquilli, abbiamo avuto più tempo, più soldi, e con questo cambiamento siamo diventati più tranquilli, più felici. Allora ho pensato, se io da sola riesco a farlo, perché non lo fa il vicino? E allora mi è venuta questa voglia di condividere con gli altri questa mia esperienza. La crisi ambientale ha tante radici, però da parte del singolo è chiaro cosa succede. Consumiamo di più di quanto ne abbiamo bisogno, e allora a questo punto ho pensato a riflettere sull'insegnamento della Chiesa, e ho visto che la Chiesa dice la stessa cosa. Io non sapevo prima cosa dice la Chiesa. Ero in una crisi personale quando ho visto semplicemente il Terentischwedelen.hu e la enciclica. A questo punto ho chiamato subito Andrea, che siede qui davanti a me, che mi ha dato il numero di Clari. Ho parlato con lui in due giorni, mi hanno cambiato la vita praticamente, mi hanno mostrato delle nuove strade, ho avuto un fondamento nuovo, anzi una rete intorno a me, in cui ho potuto vivere ciò di cui ha parlato Clari, che non sono da sola. Non sono un extraterrestre, ci sono tanti che pensano così e pensano anche di fare le cose così, e loro mi hanno aperto nuove strade, nuove iniziative, nuove possibilità. E così siamo giunti anche a quel punto che posso rispondervi cosa significa per me questa associazione. Questa è una rete per me, che pervade tutto il paese. Alcuni mesi fa, sul nostro mail list, un nostro membro, che è un assiduo difensore di pipistrelli, sono andato a trovarlo. Abbiamo visto la sua mostra sui pipistrelli, era proprio una cosa bellissima, e io ho ricevuto questo dal cantico dall'associazione, che c'è un personaggio amante dei pipistrelli ad Aktelek. Noi ci siamo finalmente incontrati. Se non ci fosse l'associazione, io non saprei mai che questo personaggio vive sulla Terra. Grazie. Grazie mille, Esther. È fantastico. Allora, in questi giorni la tua vita è cambiata. Noi abbiamo cambiato. No, certamente Dio ha cambiato la tua vita. Sarebbe bello essere in molti così. Soprattutto, certamente ci vuole un sito, anche sul sito vorremmo far partire un blog in cui rispondere alle domande che ci rivolgete, tutti quelli che si rivolgono a noi. Thank you.
con domande che riguardano la protezione del creato. Per favore, state attenti. Entro qualche settimana, qualche mese, ci sarà anche questo, perché abbiate queste impressioni. Gábor, tu non ti lasciamo fuori. Per favore, con questo concludiamo il giro. Come sei arrivato da noi? Contemporanea. Che cosa vorresti fare assieme a noi? Ma puoi dire anche altre cose, grazie. Grazie della domanda. Ho partecipato a questo lavoro, al lavoro dagli inizi. Come sono entrato? Ho sentito queste lezioni con padre Mario e altri, qualche volta eravamo in 7 o in 50, una serie di conferenze. Veramente io ero mandato dal parroco che mi ha mandato. La prossima volta non volevo più andare, erano solo in pochi, perché andarci? Forse l'unico che è stato mandato dal parroco. Tu sei così verde, vacci. Quando l'associazione è stata fondata, abbiamo organizzato un convegno internazionale con la Fondazione Konrad Adenauer. Padre Nemes gli ha parlato del Giappone. Dio gli dia la pace. Cioè, sin dall'inizio c'era una collaborazione, una cooperazione internazionale. Durante la pandemia ho visto che c'era un corso internazionale, Laudato Si. Adesso, con questo, avevo il tempo di partecipare. Ho fatto parte di questo, sono diventato animatore Laudato Si. Tra poco ci sarà anche in lingua ungherese. Poi non mancherà altro che organizzare il corso. Queste cooperazioni con 72 discepoli, con Movimento e altri, anche nei consigli pastorali locali. Quando è stata pubblicata l'enciclica, siamo andati alle parrocchie. Ci sono delle encicliche, così e cos'ha. Ci sono encicliche anche da allora. Laudato Si è speciale perché è la fondazione di un movimento. Grazie, Ciabo. Tu avresti potuto dire di più. Szerintem nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog lehet. Én ha kapok tényleg két percet, akkor ezeket átpasszolom. Semmi perti. Csak arra, hogy van-e mindenkinek egy-egy mondata arról. Una frase da ciascuno soltanto. Miben segíthetünk? In che cosa possiamo aiutare? Che cosa possiamo aggiungere? Che diciamo profanamente? Per una transizione di sostenibilità. Come possiamo prepararci a quello che ci ha detto anche il Monsignor Sikkei? Se avete un'idea, ciascuno, che cosa possiamo fare da soli e insieme? Mario, prego. In questo programma abbiamo dato il titolo Una terra, un pane. Sono le comunità locali che possono rispondere flessibilmente ai problemi locali. Noi cristiani abbiamo comunità locali. Queste comunità locali che si nutrono dell'Eucaristia sono queste le comunità locali che devono capire questa loro vocazione. Noi possiamo aiutare
nel far capire alla comunità locale che cosa possono dare in questo campo alle città. Noi, come Laudato Si, vorremmo far capire questo alla gente. Ognuno ha una responsabilità di far capire questo. Ringrazio a tutti quanti. Adesso un minuto soltanto per concludere. Vorrei concludere questa tavola rotonda ringraziando alla vostra attenzione. Potete fare delle domande, potete trovarci e dice anche l'indirizzo dove potete trovarci su Facebook, per esempio. Visitateci, dice l'indirizzo del sito. Vi aspettiamo all'Università Sapienza o anche personalmente. Rimaniamo in contatto, questo è il mio messaggio principale e di tutta l'occasione di oggi. È un'occasione personale che si sommano in azioni comuni. Vogliamo costruire questa cosa in tutto il mondo. Ringrazio tutti i partecipanti e quelli che hanno collaborato a allestirlo.